Salve a tutti ragazzi, stasera vi porto una profile molto rapida di un mazzo che ha ricevuto un po' di supporto in diretto con i team di Jhin, però secondo me ancora non basta. E anche questo deck, un po' come il No Spaziale, lo ritengo un mazzo molto molto borderline fra il for fun e il mazzo che può effettivamente competere. C'ha i suoi momenti dove brilla, ma ha grossi problemi di consistenza come mazzo e la Konami avrebbe bisogno di stampare un paio di carte anche per Mago Nero invece di pensare sempre soltanto a Occhi Blu e Cyber Drago, però non ce la mettiamo. Andiamo con la profile 3 per di Mago Nero, ovviamente carta principale del mazzo, abbiamo bisogno di vederlo il più possibile. 3 per di Maga Illusione Apprendista, la carta che costa 10 euro. Lei sostanzialmente è un cerchino per il nostro mago nero, si evoca special scartando una e quando viene evocata special ci fa andare ad aggiungere un mago nero dal deck alla mano. In più possiamo decidere di scartarla per far guadagnare 2000 di attacco e difesa a un mostro oscurità incantatore che controlliamo quando combatte. 3 per di Verga del Mago, quando la andiamo ad evocare normal ci fa aggiungere una carta magia e trappola che indica nel nome specificatamente mago nero dal deck alla mano. Vi ricordo che non potete aggiungervi l'occhio di Tamaius perché indica Mago Nero, ma indica Mago Nero come archetype. 3 per della nuova aggiunta, che sarebbe il custode della magia dei draghi. Lui ha due effetti: il primo è che puoi scartare una carta e ti aggiungi polimerizzazione dal deck alla mano, il secondo è che puoi rivelare una fusione e andarti ad evocare in special uno dei materiali per la fusione coperti in posizione di difesa. Se attivi questo effetto, però, sei bloccato dall'extra deck e puoi soltanto evocare mostri fusione per il resto del turno. Molto, molto interessante perché quando lo vediamo, solitamente ci fa calare il Cavaliere del Drago, che è la carta più forte del mazzo, quando è in combo con Eternal Soul. 2 Zirnitron, che qui dentro ci torna buono, in primis per andare a recuperare le magie e trappole che l'avversario prova a dirompere. E in secondo luogo perché è un drago e quindi è un materiale per Cavaliere del Drago quando andiamo a fare la fusione. Per chiudere il reparto mostri, 2 Eater of Millions perché l'extra deck non ci serve a nulla e abbiamo bisogno di un po' di removal per levare carte troppo problematiche che il mazzo non riesce a gestire. 3 per di Fascino, molto rischioso, ma il mazzo ha bisogno di pescare perché se non vedi le carte che ti servono di primo turno puoi concedere. Stesso discorso con la Deserts. 2 Arte delle Evocature perché abbiamo una dipendenza incredibile da avere Mago Nero in mano, visto che le trappole, che sono le carte un attimino più scricchiate del mazzo, entrano solo se evochi special Mago Nero e quindi appena lo vediamo in mano siamo felici. 2 polimerizzazioni, ne giochiamo 2 perché abbiamo una quantità semi-infinita di tizi nuovi che te la vanno ad aggiungere scartando uno. Un attacco Mago Nero per pulire tutte le backrow dell'avversario, la carta è cercabile con Eternal Soul, le tre magie che si giocano solo per avere qualche cosa da dare quando giochi Circolo, quindi Magia Nera Espansa, Eredità e magia illusoria. 3 per di Circolo Magico Nero, l'effetto dice che puoi guardare le prime tre carte del deck, rivedi un mago nero o una magia trappola che indica nel nome specifico mago nero, quindi come al solito non l'archetype ma mago nero, e la puoi aggiungere alla mano. Le carte che restano le vai a mettere nell'ordine che ti pare in cima al mazzo. La carta si va a combinare bene con Fascino dell'Oscurità, visto che sai sempre cosa vai a pescare di fascino quando vai a tirarlo dopo circolo. L'altro effetto dice che se vai a evocare special un mago nero puoi andare a bannare una carta. L'effetto funziona anche nel turno dell'avversario, quindi il mazzo è specializzato a cominciare primo, avere questa, provare di rovinare il turno dell'avversario. Giochiamo 2 per di Eternal Soul perché 3 per è un mattone pesantissimo. L'effetto dice che ogni mago nero è immune agli effetti delle carte dell'avversario. Se la carta lascia il terreno, però devi rompere tutti i mostri che controlli. E in più hai la possibilità di attivare uno di questi due effetti. Lo puoi fare sia nel tuo turno che nel turno dell'avversario. Quindi il primo è che puoi evocare specialmente un mago nero da mano o cimitero. Il secondo è che puoi aggiungere un attacco mago nero o un mille coltelli dal deck alla mano. 3 per di navigazione magica che è veramente incredibile qui dentro, è l'unica carta che ci fa plussare sempre. Lei dice che possiamo evocare special un mago nero dalla mano, puoi evocare special un mostro oscurità incantatore di livello 7 inferiore dal deck. Ha un secondo effetto che dice che se controlli mago nero puoi andare a bandirla dal cimitero e sostanzialmente vai a negare una magia o trappola dell'avversario. L'effetto è quick, quindi lo puoi attivare quando ti pare. Per chiudere 3 per di scontro Gozen perché tutto il mazzo è oscurità e quindi non abbiamo assolutamente nessun problema a giocarla di main in 3 per. Per quello che riguarda l'extra deck ci servono veramente solo 3 carte. Una è Piccolo Apprendista Strega perché ci va a liberare due zone extra.
Mostro oscurità, quando muore, se disgraziatamente capita che muore, ci fa aggiungere un mostro oscurità, pompa tutti di 500. Ovviamente 2 per di Mago Nero, il Cavaliere del Drago. Il suo effetto è incredibile perché dice che quando è sul campo il suo nome è solo Mago Nero, quindi prende l'immunità di Eternal Soul. Il tuo avversario non può scegliere come bersaglio magie e trappole che controlli. Inoltre non possono essere distrutte dagli effetti delle carte del tuo avversario, quindi ti dà immunità a tutte le magie e trappole sul campo. Quando hai lui con Eternal Soul e se caso Worms contro Gozen, la partita è finita, l'avversario si alza dal tavolo direttamente. Tutto il resto dell'extra deck può essere veramente riempito con quello che volete. Io non mi sono sentito di consigliare nulla perché alla fine il 90% delle volte le carte che calate sono sempre e solo queste, ve lo assicuro. Un'alternativa molto buona sarebbe di includere qui dentro le Reaper e giocare un sacco di target di Reaper. Detto ciò, facciamo uno, massimo 2 mani di prova e poi direi che possiamo concludere qui. Direi un'ottima mano, molto solida. Io comincerei ovviamente con Verga, che ci va ad aggiungere Circolo. Attiviamo circolo, riveliamo le prime 3 carte del mazzo, non c'è niente che possiamo ovviamente aggiungere alla mano, che è un classico, quindi andiamo a mettere le carte nell'ordine che vogliamo noi, direi così. Poi, fascino, peschiamo due, ci andiamo a bannare la maga illusione, attivo arte dell'evocatore, aggiungo mago nero. Attiviamo la Desire, se andiamo a fare rischia tutto e vediamo cosa andiamo a bannare. Gozen, Espansa, Poli, Illusione, Zirnitron, Emilions, Circolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poteva andare molto peggio, abbiamo ancora uno per di tutto nel mazzo, peschiamo due. Interessante. Quindi io direi che andiamo a settare Gozan, andiamo a settare la navigazione magica. Passiamo. Tocca all'avversario. Prima cosa che andiamo a fare, ovviamente, appena va a fare la sua normal, è la navigazione magica. Evochiamo in special il mago nero. Evochiamo in special la maga illusione. Maga illusione mi aggiunge un altro mago nero e a lui gli viene bannata una carta. Se da lì vediamo che ancora ha delle giocate per continuare, noi semplicemente giriamo il Gozan e siamo, direi, più che tranquilli. Il turno successivo vediamo cosa pescavamo. Un'arte dell'evocatore. E potevamo andare già a calare la fusione, perché tanto ci bastava fare lui. Perfetto, scarto uno. Addo poli, faccio poli, mando via il mago nero sul tavolo. E vado ad evocare lui. E siamo già a buon punto. Vediamo per curiosità cosa ci usciva fuori da quest'altro circolo. Uno, due e tre. Una navigazione magica. Quindi avevamo ancora da continuare volendo. Non una board super incredibile per gli standard a cui siamo abituati adesso, però faceva il suo lavoro. Vediamo un'ultima mano. Poi, custode, attacco mago nero, custode, fascino. Vediamo cosa riusciamo a scavare. Fascino, pesca 2, banno un custode, arte, mago nero, polimerizzo, entra il nostro big, setto 1 e andiamo nel buio. Fascino, banno un mago nero, attivo circolo, Zirnitron, scontro Gozen. Anima immortale, siamo stati salvati in corner. L'anima immortale qua. Questi penso che in qualunque ordine li mettiamo non cambia veramente nulla. Possiamo mettere Gozen qui sopra. Direi che ci siamo. Il turno dopo gli giriamo anima immortale. Ci possiamo andare ad evocare Mago Nero. Gli andiamo a bannare una e abbiamo la nostra board sistemata. Quindi direi che anche questa era una board decente. Ripeto, il mazzo secondo me non ne ha abbastanza per andare contro i deck di adesso e speriamo che prima o poi questo deck riceva le carte che gli servono per essere un possibile mazzo che può competere con il meta. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi rimando ai prossimi video del canale e ciao a tutti!